Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù mio dolcissimo, che fossi perseguitato da Erode e costretto a fuggire in Egitto, abbi pietà di me. Abbi pietà, Signore. Abbi pietà di me. Gloria, lode e onore a te, piccolo Gesù. O dolce Gesù bambino, vieni a nascere nel mio povero cuore e infiammalo tutto con il tuo santo e divino amore. O dolce Gesù bambino, bramo da amarti, ma amarti non so. Donami il tuo amore, allora sì che t'amerò. O dolce Gesù bambino, proteggi i miei cari e proteggi anche me, perché lo sai che io amo te. Gloria, lode e onore a te, piccolo Gesù. Dolce mio bambino, come io, sapendo quanto hai patito per me, ho potuto essere tanto in grado col darti tanti disgusti. Ma queste lacrime che spargi, questa povertà che hai eletta per mio amore, mi fanno sperare il perdono delle offese che ti ho fatte. Mi pento, Gesù mio, di quante volte ti ho voltato le spalle e ti amo sopra ogni cosa. Mio Dio, da oggi innanzi tu devi essere l'unico mio tesoro ed ogni mio bene. Ti dirò con Sant'Ignazio di Loyola: datemi lavor vostro, datemi la vostra grazia e son ricco abbastanza. Niente più voglio, niente desidero, tu solo mi basti, Gesù mio, vita mia, amore mio. Gesù bambino, perdonami. Gesù bambino, benedicimi. Gesù bambino, ascoltami. Gesù bambino, esaudiscimi. Gloria, lode e onore a te, piccolo Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fioretto del giorno. Oggi andrò davanti al presepe e con il cuore ricorderò tutti i miei cari che non ci sono più. Ricorderò chi ha lasciato quella sedia vuota al tavolo di Natale e chiederò a Gesù bambino di asciugare le mie lacrime e di darmi la gioia di sentirli vicino, nella serenità e nella pace della notte di Natale. Prenderò un foglietto e scriverò i loro nomi affidandoli a Gesù, affinché, se ancora non fossero in paradiso, vi arrivino festanti nel giorno di Natale. Poi metterò il foglietto nel barattolo e reciterò per loro 3 Ave Maria. La notte di Natale di Santa Chiara. Nella notte di Natale del 1252, Chiara giace inferma nel dormitorio ormai da 25 anni. Le sue sorelle sono scese in chiesa a recitare il mattutino prima della messa di mezzanotte e lei vorrebbe essere con loro. Il silenzio della notte non porta alcun eco. Nel dormitorio vuoto e freddo, e Chiara sospira: tu nasci, Signore, e mi hai lasciato qui sola. Ma ecco, dalla lontana chiesa di San Francesco, udire il canto dei frati che salmeggiano e il suono dell'organo che li accompagna. Chiara ode e vede l'aria piena di luce, di cori. Ecco, è nato. Nella mangiatoia c'è un bambino fasciato di luce.
è nato il Signore. Quando, dopo la messa, le monache vanno a trovarla, nella notte santa, Chiara le accoglie dicendo: «Benedetto il Signore Gesù, il quale, se mi avete abbandonato voi, non mi ha abbandonata. Ho proprio udito, per grazia di Cristo, tutte quelle cerimonie che nella chiesa di San Francesco sono state celebrate questa notte e ho visto il presepe del Signore». Per questo miracolo Santa Chiara è stata proclamata patrona della televisione da Papa Pio XII il 14 febbraio 1958. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.